Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. Con me il nostro Nicola Vizzarri, il nostro chef. Bene, abbiamo dei moscardini che faremo in umido con l'aggiunta di ceci. Gli ingredienti sono moscardini, cipollotto, peperone, pomodorini datterino, basilico, qualche filetto di acciuga sotto sale e dei ceci che abbiamo messo in ammollo e lessati precedentemente. Andiamo con la ricetta? Sì. Bene. Olio extravergine d'oliva, che è la base di quasi della maggior parte dei piatti che facciamo e della cucina mediterranea. Ecco qui, cipollotto. Andiamo a... Eccolo qua. A tranciare, a mettere in modo abbondante. Con i moscardini. Cipollotto va bene. Ci sta bene, di solito cipolla. Viene adoperata la cipolla. Andiamo qui. Tagliamo i nostri peperoni, pezzetti. La cipollotta. Eh sì. Fa bisogno agli occhi. Tagliamo a metà i nostri pomodorini datterino. E così qua. Fa bene agli occhi la cipolla, dai. Ecco qui, Antonella, una bella girata. Caliamo prima però i nostri belli moscardini. Eccoli qua. Gira piano piano. Intanto è subito una pulita al volo sul nostro piano Decton. Vabbè, sembra che non c'è stato niente. Eh sì. Aggiungiamo qualche filetto di acciuga sotto sale per dare tanto un po' quello che quel si cucina mordente. Si perde pure lì dentro, vero? Sì, però scarica quel sapore un po' più intenso, no? Più particolare. Aggiungiamo i nostri pomodorini, così. Tu a casa come li prepari? Io li faccio con la cipolla, guarda, sì. Non questa cipolla, sì. Però cipolla normale, sì. Poi ci metto il vino qua. Ah? Allora non so come chiama, purgatorio, vero? Il purgatorio, sì, sì. Diamo un pizzico di purgatorio, oppure non lo so, di sale, zuppetta, come capita. Secondo quello che c'è dentro casa. Certo. Quello succede, le ricette così certe volte arrivano. Una grattatina di pepe, secondo me, non ci sta male. Volendo pure il peperoncino, volendo, vero? Anche, qualcuno sì, vuole. Sì, sì, peperoncino, certo. Vedi come si arricciano bene. Sì, sì. Lasciamo cucinare per 3-4 minuti, poi man mano aggiungeremo i nostri... Qui dentro? Sì. Fagioli o ceci o lenticchie. Non stavo dicendo, ma hai sbagliato, sono ceci questi. No, ho detto che potremmo... Fagioli, no, puoi mettere pure i fagioli. Ho detto fagioli, però possiamo integrare qualsiasi legume, no? Può essere anche una lenticchia, anzi, a volte... Ah, pure con la lenticchia buono, secondo me ci sta bene, perché il gusto della lenticchia... E per cucinare la lenticchia però dobbiamo aggiungere sempre o l'acqua oppure il brodo? No, sempre un po' di brodo. Acqua di cottura, no? Noi perché partiamo, la lenticchia si assorbe, no? Sì, noi partiamo sempre che alla base deve essere messa in ammollo la sera prima, sì. E cucinate con un po' di acqua e foglie d'alloro il giorno dopo, nel senso. Poi non buttiamo tutta quell'acqua, la teniamo messa da parte in base a quello che ci può servire, teniamo, no? Antonella, andiamo a profumare con qualche foglia di basilico e poi finiremo gli altri di metterlo nel piatto. Io direi che è il caso di coprirlo e lasciarlo cucinare un 20-30 minuti in base anche alla grandezza del moscardino. Va bene, attendiamo la sua cottura. Tonella, guarda che profumo e che colori. Che delizia. I nostri moscardini sono pronti, vi passo un attimo la pinza, gentilmente.
adagiamo sul fondo del piatto i nostri ceci, mettiamo i nostri moscardini arricciati, che si sono arricciati lì dentro, eh sì, belli. Mettiamo qualche pomodoro di qua, qualche peperone di là, filo d'olio extravergine di oliva, una pulitina al piatto che sai che io... Oh, se no tu, mamma mia, mi qualche piace. Gocciolina, Dio! Che può... Vabbè, pure è bello essere così pulito, pulito. Sennò... Lo pulmiamo con basilico. Il nostro piatto è pronto. Non resta che... Da gustare. Gustarlo e riproporlo a casa. Vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.